Ciao ragazzi e bentornati su una nuova entusiasmante serie di FPS tattico. Io non so se sarà una serie, vediamo. È un po' strano questo gioco. Intanto vediamo se parte. Ricordati che con la C si cacano i faretti per fare luce. A me è sempre piaciuto indagare nella vita degli altri. Ho chiesto al dottore se fosse una cosa patologica e lui mi ha detto che è solo che non mi faccio i cazzi miei. Così ho sfogato questa cosa online, me ne vado dove c'è il wifi libero, tipo i parchetti sotto al comune. E siccome sono pure un po' hacker, mi infilo nei telefoni degli altri. Password, foto sconce, mail, infilo il naso dappertutto. Lo faccio solo per curiosità e per fregare tutti i soldi che posso. Ma è indole, ha detto il dottore. Colpe io non ne ho. Un giorno però è arrivato NordVPN. Tutti si connettono con quel servizio. Eppure se la connessione del comune fa schifo, vanno lisci come l'olio. Chi non va più liscio sono io. Io che mi ritrovo il cybersec che mi blocca l'ingresso. E allora mi sono dato a svaligiare le banche. Ho chiesto al dottore e mi ha detto che è una fase passeggera e di tenere la maglietta di cotone, che se no prendo freddo. NordVPN ti protegge dai malintenzionati, ma è anche utilissimo per goderti serie TV, servizi e contenuti da tutto il mondo, comodamente dall'Italia. Vai su nordvpn.com/quedososerver2, 2 scritto a numero, per avere un forte sconto e un bonus aggiuntivo. Ragazzi, qua in descrizione c'è il linkino, cliccate e avrete anche un periodo di prova. Lo faccio se faccio così. Mi stai a menare, eh? Ma non ho fatto niente in realtà. T'ho punzonato. Oh, ma che cazzo stai? Chi stai a premere? Ma chi è sta sparando? Hai sparato tu? No. Cioè, qualcuno mi ha ammazzato. Ma gli hai sparato tu? No, non ho sparato a nessuno. E allora ho sparato da qui. Ma che è? Ma non si vedono. Ma è un horror. Ok, questa è la nostra prima partita, quindi dobbiamo capire un po' di cose. La volete vedere? La vedete? Se no non ci rompete i coglioni che non sappiamo giocare. Lo sappiamo. Benvenuti qui su quei due sul server del gaming. Su due. Atmosfera di altissimo livello, ragazzi. C'è una signora che non gli spara. Allora, che gli dobbiamo fare? Niente, dobbiamo star là. Bisogna liberarla. No. Sta mica, ma è una civile. No! Ho riportato il civile. L'importante è dirlo. Allora, non spara più ai civili che sono 350 muni, siamo malissimi. Vabbè, ma questa è una partita. Questo è tattico, però. Non puoi fare un gioco così tattico. Ah! C'è gente! Flashbang! Fai eruzione, vai! No, non so. È uccidato dalla civile! Che cazzo ne so, c'era fumo, correva! Tu secondo me muori facile il prossimo giro, proprio. Appena entri in una stanza non ti fanno secchi in quattro. Come si accende il laser? Con la L di laser? Ma forse perché non abbiamo... Ah, oh! Che hai fatto? Non lo so. Vai, entra, fai eruzione, bloccali! No, hanno chiuso le porte, oh! Di puttana! Apri! Ah, c'è il professionista del pulito qui! Che mastro lindo. Chi ha sparato? A un terrorista. No, era un civile. Non si fa. No, era vestito da terrorista. Ma era un civile. Vabbè, ma io come li faccio a riconoscere? Sono tutti uguali, sono comunque tutti loschi. No, dai, però non sparare, cazzo di ma civile. Ma mi sembra un terrorista. Oh, ma ammazza! È uscito dietro una porta, è uscito. Dov'è? È uscito da dietro una porta. Ma tu che cazzo di gioco stai facendo? Penso di averlo ucciso. Io inseguivo il civile barra terrorista. Allora, fammelo guardare bene sto terrorista. Devo capire come sta. C'è la mia arma che galleggia in cielo. Allora, c'hanno il cappuccio in testa tipo spaventapasseri di Batman. Sono intelligentissimi. O sono iper cattivi. Scusa, ma io che cazzo devo fare? E dobbiamo fare insieme, se no non da solo. Se morivamo tutti e due, si faceva. No, dovreste fare con il coso che mette la cam sotto le porte. Mo la cam sotto le porte. Ma non l'abbiamo. E potete sparare attraverso le porte se vedete i nemici dietro le porte. Ma dove si prende questo? Nel loadout. Vieni qua. Vieni. Oh, non ti allontanare da me. O io sto vicino a te o tu stai vicino a me. Decidi.
Vai, apri la porta. Vai, è un'altra F, dai la bussa. Bravo, fermo. C'è gente. Mannaggia la puttana. Non so se è un professionista del pulito. Mannaggia la puttana. È un civile, sono civili. No, ce n'è un altro dietro. Legali. Sto legando. Legali, sì, io ti copro. Basta, stai ferma. Baldracca. Io non c'ho manco i legacci. Siete tutte uguali voi. Tutte con la stessa maglia, gli stessi capelli. Hanno catturato dei cloni. Ok, adesso andiamo. Dove cazzo è? Non esplode il bo... Me l'ho detto, ma perché ogni volta che sto con... Io... Vieni qua, vieni, c'è piano piano. Mo faccio io, vado davanti, eh. Vai, sì, vai. Io vado ad aprire la porta, tu vedi di non sparare. Io preparo subito una granata. Tiro dentro. Ok. Ok, vai. Chi è questo? È un terrorista, è anche di qua. Grande. Sì! Ti copro. Allora, chiudi la porta. Apriamo questa. Occhio, eh. Granata. Vai. No, che granata. Vai, apri. Non sei capace con le granate. Madonna! Caputtana. Non sei capace con le granate. C'era uno spiraglio troppo piccolo. Vai, aperto. Madonna, è violento questo. Sei morto, mi sa. Un po'. Tutto rimbalzo. Hai ucciso il mio amico. Ok, bravo. L'ho preso. Bravo, così. Dai, zitto. Oh! Qua devi usa il melì. Oh, e basta! Dai! Mettiti dove devi stare! Brutto stronzo, dai, un attimo che ti... Ti muovi un cazzo le protto! Ti vuoi muovere? Oh, guarda quante mazzate gli ha dovuto dare! Ma tu sei morto la terza, così. Sei il braccio violento della legge, tu. Scappato. Cioè, l'ha dovuto gonfiare di mazzate. L'ha gonfiato di mazzate per mettergli. Vai, sto Luke piccando. Sì, vedelo. Marimma maiala. Ma no, ma questo è un macello così. Ma ci sono delle cariche dietro le porte. Eh sì. E io come cazzo lo so? Bisogna con la cam sotto le porte. Vabbè, ma ci mettiamo una settimana per finanziare io a te così. Se si spara attraverso la porta vicino, può esplodere. Sopra è troppo aperta. Io direi una granata, una stun. Vado. Poi corriamo, eh. Vai. Una donna civile. Però siamo troppo scoperti. Sì, entriamo qua. Entriamo in questa porta. Eh no, potrebbe spaventare. Aspetta, la guardo. Controlla. Io intanto ti copro le spalle. E c'è la puttana. C'è una signora con una pistola in mano. A sinistra c'è una pistola. Aspetta, aspetta. Presa. Sì. E io sto facendo un upskirt qua comunque. Adesso entriamo. Facciamo. Grande, Marna, che entrata di lusso proprio. Molto carino. Ok, allora ce n'è. Guarda che basta. C'è uno rachitico dietro a. Cioè, questo non mangia da settimana. Muoviti un po' con la camera. Fammi non lo so se c'ha l'arma. Potrebbe. Ma da che parte sei? A sinistra. Allora sappi che io non posso passare dietro di te. Non riesco. Allora. Ti devi staccare un attimo dal muro. No, non mi spara! Sta sparando! Ah! Sei tu che mi spari! Oh! Secondo te! È morta? La signora rachitica! No! Come hai fatto a morire? Dissanguato, credo! Però l'ho uccisa prima di morire! No! Non mi puoi salvare! Ma tu! Quindi puoi fare pure violenza! Ma c'è un bambino! C'ha le crisi epilettiche, però! Che c'ha? Sta male. Signore, è stata lei che si è figlia a lei. Sei brutta bastarda, ci sei bambino. Ma metti le manette al bambino. Cioè, riportalo. Ma sta sputando. Ma che sta succedendo? Vabbè, però sta soffrendo, sai cosa devi fare. Guardalo. Okay. Ah, c'ha il fucile. Inculatilla da dietro la porta, dai. Cazzo, non l'avevo scrivellato di colpi. Sono arrivati da dietro. Ma chi?
Scusa, io mi devo cambiare un attimino il loadout. Allora, io direi questo primo gameplay conoscitivo mi ha bello fatto però, bello. Molto bello. Molto, molto troppo bello. Tattico. Tanta ansia, veramente a paletta. Molto bello. E senti che si sta ancora dissanguando. Sì. Fighissimo comunque. Cioè, questo F, è ma pure F, faccio schifo. È un altro takedown like che però questo mena proprio. Mena proprio. Bello. Bello. Ci vediamo alla prossima.